benvenuti. Siamo qui riuniti questa sera in quest'aula consigliare per una conferenza stampa congiunta. Troppo forte? Va bene. E porto i saluti del sindaco che purtroppo questa sera è impegnato e non poteva venire. E ringrazio i presenti cittadini, ringrazio le autorità civili e militari, in particolar modo l'assessore Daniela Gerber, il consigliere comunale Michela Palozzi, il consigliere comunale Elviso Roscini, e il maresciallo, il comandante della stazione Carabinieri di Grotta Ferrata, il luogotenente Nicola Ferrante. Ringrazio altresì anche i rappresentanti degli organi di stampa e di informazione. Qui abbiamo, se non sbaglio, Marco Brancaccia del Mamiglio, abbiamo Daniela Segui del Centro Socioculturale della Detta delle Comunicazioni e poi abbiamo Angelo Cristofanelli, blogger. Voglio ringraziare anche la segreteria del sindaco nella persona di Daniela Felli che collabora e ci aiuta sempre e ci aiuta per presentare queste conferenze e anche l'addetto stampa del comune di Grotta Ferrata, Federico Vera. Passo subito a ringraziare tutti gli ospiti di questa sera in questa conferenza stampa, come dicevo, congiunta. Sono qui a presentare dunque il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Spalletta, i capigruppo consigliari di maggioranza Riccardo Tocci, Marco Bosso e Alessandro Pizzicannella, e poi i capigruppo consigliari di opposizione Rita Consoli, Antonella Rotondi e il rappresentante del Movimento 5 Stelle Domenico Buffoni. Poi presento anche il Presidente del Consiglio Comunale qui alle mie spalle, dei Giovani Comunale, dei Giovani, Simone Coccia, e poi i relatori che vedo che poi manca ancora una persona, però abbiamo i relatori Maria Chiara Cefaloni e Gabriele Mandolesi, rappresentanti di Slot Mob. Come tutti sapete, questa conferenza stampa viene dopo una delibera fatta in Consiglio Comunale il 9 marzo, dove c'è stata l'adesione al manifesto per la legalità contro il gioco d'azzardo, adesione alla Slot Mob, iniziative per limitare i flussi negativi del gioco d'azzardo sulla società. Poche parole e passo poi la parola al Presidente del Consiglio Luigi Spalletta, perché devo essere breve, se no siamo tanti a parlare. Questa delibera dimostra come molte volte gli steccati ideologici vengono superati e all'unanimità è stata approvata questa mozione presentata dal consigliere Riccardo Tocci. Perciò per tutte le, adesso per il problema come viene affrontato, passo prima la parola a Luigi Spalletta e poi a tutti gli altri capigruppo. Grazie.